Si intitola Pinocchio, diritti e rovesci di un bambino di legno, la mostra promossa dal Consiglio regionale, allestita a Palazzo Lascaris fino al 7 dicembre. L'esposizione, organizzata dall'Associazione Magica Torino, è legata alla ricorrenza del 20 novembre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. Presenta opere pittoriche, grafiche, disegni, oggetti e pubblicazioni originali legati al protagonista dell'opera di Carlo Collodi, provenienti da varie collezioni pubbliche e private. All'ingresso i visitatori sono accolti da un video intitolato Pinocchio, in cui il regista Alex Donadio ha raccolto brani scelti di opere teatrali, film e videoclip sul burattino di legno. La mostra Pinocchio, diritti e rovesci di un bambino di legno è aperta fino al 7 dicembre a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. L'ingresso è gratuito.